Prosa, musica e danza, ma anche spettacoli per ragazzi e approfondimenti culturali. Sarà una stagione all'insegna della qualità e della varietà delle proposte, quella che andrà in scena da novembre a maggio nel Teatro Comunale di Corato. Ieri sera la presentazione alla città, con un Mattature d'eccezione sul palco come Antonio Stornaiolo. Un cartellone che in continuità con il passato riparte da importanti conferme, ma che offre al pubblico anche tante interessanti novità. Si riconferma il teatro in prosa, si riconferma l'accordo con l'orchestra della città metropolitana di Bari, che ringrazio ovviamente per la disponibilità, e si conferma il teatro dei ragazzi, per cui la domenica pomeriggio alle 17 c'è questo appuntamento che registra sempre il tutto esaurito per la presenza di bambini, ragazzi e famiglie più in generale. Poi ci sono le novità, il duo in jazz curato dal maestro Pierluigi Balducci, nostro concittadino e diciamo affermato bassista, e poi ancora i venerdì culturali, questo un appuntamento che vedrà alternarsi qui nomi autorevoli come Galimberti, Vito Mancuso, eccetera. Quindi insomma si apre un nuovo filone. Non mancheranno sul palco del Teatro Comunale di Corato anche nomi dello spettacolo di richiamo nazionale. Beh sì, assolutamente sì, oltre naturalmente alla presenza della pugliese Lunietta Savino, avremo ovviamente con noi Luca Bizzarri, avremo con noi Gioele Dix, anche per dare un taglio un attimino più fresco alla proposta culturale e teatrale che stiamo facendo. Il cartellone di quest'anno ha tanto contemporaneo all'interno, ma allo stesso tempo anche tanto teatro importante, perché avremo una rappresentazione, una replica molto particolare di Natale in Casa Cupiello, perché tutto questo riteniamo che a fianco al classico vada, ecco, quel classico va oggi anche reinterpretato e ripensato. Confermata anche per la stagione di quest'anno la collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sarà una stagione bella, ricca, molto interessante, ci saranno tanti spettacoli. Quest'anno la collaborazione con l'amministrazione si arricchisce di musica, ci sarà una sezione dedicata al jazz, ci sarà una sezione dedicata a dei venerdì culturali, quindi approfondimenti, e chiaramente poi il grande teatro, titoli classici, avremo grandi attori della scena nazionale, e senza dimenticare poi un faro puntato sulla scena pugliese. Quindi un attento teatro, una comunità, quella di Corato, che si apre appunto alla cultura e trova in questo bel contenitore una sede stabile per tutta una serie di incontri e di attività.